Bene, esatto, quindi come hai già detto tu, il titolo è relativo alla manomissione dei messaggi di WhatsApp e alle eventuali possibilità di rilevare questo tipo di operazioni. Brevemente, io mi occupo di appunto consulenza informatica forense e anche di sviluppo software e di applicazioni mobile, quindi per questo motivo mi interessa parecchio anche analizzare come funzionano le applicazioni altrui e vedere che cosa fanno. In particolare, questa sera parleremo della versione Android di WhatsApp, e per lo stesso motivo di cui ho parlato prima, cioè lavorando sia come sviluppatore che come consulente informatico forense, mi piace anche sviluppare degli strumenti che utilizzo per lavorare, quindi non solo utilizzare strumenti altrui, ma anche i miei. Ce ne sono un paio di open source che trovate in rete, recuperabili da Carbon 14, che sono anche inclusi dentro la distribuzione Kane. Quindi il fatto di lavorare come consulente informatico forense mi ha portato a ragionare sul fatto che comunque WhatsApp è una piattaforma di chat che viene molto richiesta, cioè non viene richiesto alle volte di estrarre dei messaggi dalle chat sui telefonini o di comunque tra virgolette certificare che quei messaggi erano nel telefono e noi li abbiamo estrapolati. E appunto WhatsApp in particolare è un'applicazione che è nettamente la più utilizzata in Italia. Ha una penetrazione del mercato dell'85%, per cui immaginatevi che sostanzialmente quasi tutti gli italiani utilizzano WhatsApp sullo smartphone e alle volte presenta dei problemi di analisi perché i database di backup che vengono fatti sulla memoria esterna o nella memoria comunque facilmente accessibile sono crittografati con una chiave che invece è protetta nei dati delle app e il database originale di WhatsApp è all'interno dei dati protetti dell'app, quindi è di difficile accesso. In alcuni casi addirittura gli operatori che poi vanno a fare i sequestri dei telefonini e l'estrazione non sempre riescono a estrarre le chat in modo, diciamo, digitale, cioè estraendo il database, ma in alcuni casi vengono fatti degli screenshot proprio dell'interfaccia, quindi diciamo come estrema ratio, nel caso non ci sia altra possibilità, vengono fatte queste schermate. E i governi di varie parti del mondo si sono un po' interessati anche al fatto che comunque è una piattaforma di messaggistica criptata che non passa per la rete telefonica, diciamo, tradizionale, quindi non ci sono i tabulati di WhatsApp, ma se bisogna vedere i messaggi si va direttamente dentro al cellulare o di chi li ha mandati o di chi li ha ricevuti. In particolare, per esempio, il Regno Unito nel 2017 ha lamentato che WhatsApp permette ai pedofili e ai gangster di operare le proprie attività illegali e nel 2018 WhatsApp ha ammesso che i criminali cioè, trovano anche essi uno strumento comodo nell'uso di WhatsApp e quindi stavano lavorando per cercare di mitigare questo fenomeno. E perciò mi sono posto questo interrogativo, cioè proviamo a ragionare come delle persone malintenzionate, quindi non delle brave persone, bensì vogliamo cercare di manomettere i messaggi nel nostro cellulare, per esempio modificando quelli che sono già esistenti, oppure addirittura andandoceli a inserire proprio da zero, inventandoceli, cioè non avendoli mai ricevuti né mai inviati, li andiamo a inserire all'interno. Però l'obiettivo, diciamo, che ci poniamo è di farlo in uno smartphone che non ha i permessi di root, perché quello è un po' facile, tra virgolette, ma cerchiamo di farlo su un cellulare che si usa comunemente, diciamo non sbloccato in questo senso, e vorremmo farlo senza lasciare delle tracce visibili, in modo che se dopo andiamo a fare analizzare il cellulare da un'altra persona, quest'altra persona non si renda conto che noi abbiamo fatto delle alterazioni. Per fare questo ho pensato a fare due tipi di esperimento. Il primo è relativo alla modifica di un messaggio già esistente, quindi semplicemente andiamo a voler ritoccare un messaggio che effettivamente magari ci è stato mandato da un'altra persona,
però cambiamo il contenuto in un modo che ci torna comodo. E nell'altro caso, invece, un'operazione ulteriore potrebbe essere di provare a inserire un messaggio che non esiste, ma vogliamo fare finta che una persona ci abbia inviato un messaggio, per esempio, offensivo, oppure con delle minacce, per poi andarcene a lamentare con qualcuno. Come esempio, con l'aiuto di un'altra persona, ho preparato una semplicissima conversazione che è questa, cioè io ricevo ciao, come va? E io rispondo ciao, bene, tu? E questa persona mi scrive volevo dirti che non procediamo col lavoro perché il preventivo che mi hai fatto è troppo alto. E allora io rispondo ok, d'accordo, ciao. Questa è la conversazione originale che effettivamente è stata scambiata tra me e il mio contatto per davvero, per fare questo test. Quindi questi sono i messaggi originali, come sono transitati anche nella rete di WhatsApp. Però ricordiamolo che la rete di WhatsApp comunque non li mantiene dopo che sono stati trasferiti sul telefono, quindi non c'è una copia sul server, ma c'è solo sui nostri dispositivi. Provando a pensare una modalità per cercare di fare queste operazioni, la prima idea è quella di cercare di portare il database delle chat fuori dal telefono, perché all'interno del telefono, come abbiamo detto prima, è protetto e non possiamo accedervi direttamente, per cui proviamo a spostarlo esternamente. Una funzione molto pratica si adatta proprio WhatsApp, infatti noi possiamo usare la funzionalità di backup sull'account di Google tramite Google Drive. Questo se lo lascia fare l'applicazione nelle impostazioni. Quindi vogliamo trasferire i messaggi dallo smartphone a un dispositivo che invece potrebbe essere sbloccato o comunque accessibile tramite root, facendo il backup su Google. Dopodiché, a questo punto che abbiamo spostato esternamente il database, possiamo cercare di modificarlo, e qui la parte difficile, cioè cercare di farlo senza lasciare traccia. Infine, trasferiamo nuovamente i messaggi nello smartphone di partenza. Questa è l'idea del piano di azione, e vediamo se si riesce a fare questa cosa. Volevo precisare una piccola parentesi tecnica: e nei test che ho fatto per questa presentazione è stato usato un ambiente di Motion Sensing Motion, però in realtà si può utilizzare anche uno smartphone a cui è stato effettuato lo sblocco per i permessi di root. Diciamo che Genymotion è più comodo perché permette di avviare una macchina virtuale che ha sia le applicazioni Google attivabili e anche i permessi di root, mentre l'emulatore ufficiale, tra virgolette, di Android per sviluppare app non ha tutte e due queste cose contemporaneamente. Quindi vediamo brevemente come funziona il procedimento. Si fa il backup semplicemente dalle impostazioni di WhatsApp, bisogna aspettare qualche minuto che tutto il database di file multimediali vengano caricati. Sul telefono nuovo, in questo caso sull'emulatore, si installa WhatsApp. Allora, come prima cosa, per cercare di modificare il messaggio esistente, dobbiamo chiudere in modo totale WhatsApp. E questo lo possiamo fare dal menu di Android. Possiamo andare su Impostazioni, App WhatsApp e fare forza interruzione. Questo ci permette di terminare completamente l'applicazione. Dopodiché, il fatto di avere effettuato questa operazione tendenzialmente comporta che sui database delle applicazioni, in questo caso si tratta di applicazioni con database SQLite, ci sia uno stato di incongruenza, perché magari nel momento in cui ho terminato l'app c'erano delle operazioni in corso sul database, comunque c'erano delle transazioni e quindi rimane un piccolo file di log e quindi il database è uno stato inconsistente. Per evitare questo problema dobbiamo correggerlo. E un trucco molto semplice consiste nel eseguire un comando SQLite sul database, semplicemente chiedendogli di stampare lo schema del database, che cioè è la struttura delle tabelle. Io gli chiedo di stamparlo. Nel fare questo, praticamente SQLite interroga il database, trova un file di log aperto e lo chiude correttamente lo stato del file senza averlo modificato in nessun modo. A questo punto io ho
posso copiarmi il database dal dispositivo che sto usando per fare gli esperimenti sul computer. E questo lo faccio con gli strumenti di sviluppo, che in questo caso si tratta di ADB. ADB Pool e quel percorso lì mi permette di copiare il database delle chat di WhatsApp all'interno del computer. E questa cosa la posso fare su questo percorso che è data, eccetera, cioè i dati protetti dell'app, solo perché sto usando un dispositivo con il root. Non avrei potuto farlo sul dispositivo originale perché avrei avuto un errore di permessi sostanzialmente. Quindi ho il file sul mio PC. A questo punto posso aprirlo e per aprirlo posso utilizzare un software come SQLite Browser o ci sono tanti altri programmi comunque. Questo è uno dei più diffusi, mi mostra la struttura in tabelle del database, quindi vedo tutte le tabelle. L'obiettivo nostro è quello di cercare di modificare il contenuto dei dati evitando che qualcuno se ne possa poi accorgere, quindi che venga rilevata la modifica. Cercando in particolare nella tabella messages, io vado a filtrare per le parole chiave che mi ricordo che sono dentro il messaggio e rapidamente individuo il messaggio che mi interessa. In questo caso il messaggio era: volevo dirti che non procediamo perché il preventivo è troppo alto. Questo l'ho ricevuto per davvero, ma voglio modificarlo, quindi clicco all'interno della cella come se stessi lavorando su un foglio di calcolo e modifico il testo. In questo caso ho scritto: volevo dirti che il preventivo va bene, procediamo pure con il lavoro. Questo è molto comodo, così che se io volessi potrei dire alla persona: guarda che qua mi risulta che tu mi hai scritto che andava bene e quindi si faceva il lavoro. In realtà però è una modifica che ho fatto io, quindi semplicemente digitando e poi salvando il file. A questo punto vogliamo sostituire il file modificato nel dispositivo sempre che utilizziamo per fare gli esperimenti. Per farlo dobbiamo di nuovo interrompere WhatsApp e correggere il database come abbiamo fatto prima. Dopodiché usiamo il comando inverso, cioè che dal computer sposta il file dentro alla cartella nel dispositivo di modifica. ADB push il file e la cartella. In questo caso cosa succede? Se io vado a vedere la chat e io prendo WhatsApp un'altra volta, mi vado a trovare questo contenuto. E quindi vedo che il messaggio che prima diceva che non si faceva il lavoro, adesso dice che il preventivo va bene e che si fa il lavoro. Benissimo. Questo è, conclude, diciamo, il primo esperimento. Dopodiché proviamo a fare un passetto oltre, cioè cerchiamo di fare il secondo esperimento. Inseriamo un messaggio falso. Per semplificarci la vita, perché abbiamo comunque una tabella con tante colonne, la cosa più facile dovrebbe essere quella di prendere un messaggio che esiste già e duplicarlo. In questo caso il messaggio che ho appena modificato lo vado a duplicare. Questo si fa cliccando sul destro, col destro sulla riga e facendo duplica record. Allora, cosa succede? Innanzitutto che questo duplicato perde una colonna che si chiama key ID, perché nei vincoli della tabella c'è scritto che quella colonna deve essere univoca e quindi non può essere il valore lo stesso di quello di prima. E inoltre questa riga automaticamente dal sistema SQLite ottiene un ID nuovo. Come notate sono quasi 800 righe in più, perché questa modifica l'ho fatta diversi giorni dopo la chat, quindi ci sono stati altri messaggi nel frattempo. E adesso dobbiamo però alterare un po' la data di ricezione del messaggio, perché sennò risulterebbe esattamente identica proprio sul millesimo di secondo sostanzialmente del messaggio precedente, quindi sarebbe molto molto strano e potrebbe destare dei sospetti. Quindi vogliamo alterare leggermente la data, magari di qualche secondo dopo del messaggio precedente per esempio, o comunque la vogliamo piazzare in un determinato momento. Per fare questo dobbiamo ricordarci che le colonne che indicano il timestamp, cioè la data in cui è stato creato il messaggio, e il receive timestamp, cioè la data in cui il mio telefono ha registrato di averlo ricevuto, sono entrambi in formato Unix timestamp, moltiplicato per 1000, quindi possiamo usare uno dei tantissimi convertitori online per passare dalla data che ci interessa al timestamp. Per la key ID in realtà non è tanto importante cosa andiamo a scrivere, diciamo che dovrebbe essere un valore esadecimale casuale
è meglio cercare di farla con un prefisso simile a quelli precedenti, cioè agli altri messaggi che sono intorno hanno più o meno tutti lo stesso prefisso, lo facciamo un po' simile e non si accorgerà nessuno fondamentalmente di queste cose. Però se poi andiamo a provare questa modifica e ricopiamo il file di nuovo nel telefono di test o nell'emulatore, notiamo un piccolo problema, che il messaggio che abbiamo appena creato in realtà va a finire in fondo comunque. Anche se io ci ho messo una data più vecchia, va a finire in fondo perché presumibilmente e anche in modo abbastanza aspettato, WhatsApp ordina i messaggi per l'ID. Di conseguenza questo è il messaggio con l'ID più alto di tutti e mi va a finire in fondo. Inoltre, invece nell'anteprima delle chat, continua a comparire il messaggio vero che era stato inviato per ultimo, che in questo caso è quello che io ho inviato con un link a un sito, perché questo riferimento è salvato separatamente. Cioè, ogni chat ha il riferimento all'ultimo messaggio che deve comparire nell'anteprima. Allora andiamo a fare delle correzioni su questo punto. Innanzitutto prendiamo tutti i messaggi che dovrebbero essere stati inviati dopo, almeno in quella chat specifica, e li incrementiamo all'ID, in modo che l'ordine dell'ID relativo sia corretto. Dopodiché modifichiamo i riferimenti che sono nella tabella chat, in modo che il link di anteprima, ultimo messaggio ricevuto, eccetera, siano puntati al messaggio giusto, però con l'ID nuovo che ho appena dato. Ricopiamo di nuovo il database, andiamo a vedere che effettivamente io ho inserito un messaggio con una critica, ma poteva essere un insulto, poteva essere una minaccia, poteva essere qualsiasi cosa, dentro al flusso della chat. Quindi il mio contatto risulta che mi ha scritto il preventivo va bene e poi mi ha scritto un messaggio con la linguaccia. E questo tutto all'interno della chat, seguendo correttamente le date di invio di eccezione. E l'ordine, diciamo, che poi si visualizza sul telefono, perché se lo vedo sul telefono non ho motivo di dubitare che questa sia una chat avvenuta collegata lì ai collegati. Quindi, ricapitolando, i risultati che abbiamo ottenuto sono questi. Abbiamo modificato un messaggio senza nessuna difficoltà. Certamente, se poi chi ha inviato un messaggio mi venisse a dire no, ma io avevo scritto un'altra cosa, vedremo che effettivamente i messaggi sono diversi, quindi uno dei due ha imbrogliato, ma chi è dei due che ha imbrogliato? Come facciamo a distinguere qual era il messaggio vero e qual era quello alterato? Dopodiché possiamo anche aggiungere un messaggio che non esisteva, però questa operazione richiede maggiore attenzione, perché dobbiamo stare attenti a non sbagliare l'ordine, a non fare dei salti o cose strane con gli identificatori. E se qualcuno va a vederlo nel dettaglio, potrebbe notare che ci sono dei grossi buchi, per esempio nei dividi o cose di questo tipo. Diciamo che per modificarlo bene bisogna stare attenti. È facile sbagliare, però si può fare. Infatti, se questo viene fatto in modo corretto, sostanzialmente, poi andando ad analizzare il telefono con uno strumento commerciale open source, o comunque stampando i messaggi o facendo gli screenshot, sicuramente. E con tutta probabilità nessuno si renderà conto che questi messaggi sono stati modificati. Quindi risultano dei messaggi che in realtà non corrispondono a quello che è stato trasmesso per davvero. Come ultima cosa vi volevo segnalare che vabbè, ovviamente dal dispositivo dove sono state fatte le modifiche di nuovo è stato fatto il backup, poi il backup è stato ripristinato un'altra volta nel cellulare di partenza, quindi quello senza root, che usa comunemente l'utente e il ripristino funziona perfettamente, quindi i messaggi ritornano lì. E inoltre la maggior parte delle persone non ha nelle impostazioni attivata l'impostazione che mi consente di vedere quando il codice di sicurezza dell'utente è cambiato, perché in teoria ogni volta che un mio contatto reinstalla WhatsApp mi dovrebbe avvisare che questo contatto ha reinstallato l'app o comunque ha un codice diverso. Questo è per motivi di sicurezza, però non è attivo di default e molte persone non lo attivano. Come per esempio un contatto gli ho chiesto: ma tu per caso hai visto il messaggio che ho cambiato codice di sicurezza 2 o 3 volte? Mi ha detto no, non l'ha visto, mi ha mandato lo screenshot, quello a destra è il suo telefono.
quindi vedete i messaggi originali, e non ci sono i messaggi di avviso che ho cambiato codice perché non avevo attivato l'opzione nel proprio telefono. E questo, diciamo, conclude più o meno l'argomento che volevo trattare stasera relativamente alla manomissione dei messaggi sulla piattaforma Android. Vi avviso che ci saranno degli sviluppi prossimamente, potete seguirmi eventualmente su web o sui social, e andrò a trattare l'argomento della manomissione dei messaggi su piattaforma iOS, però questo verrà fatto, diciamo, tra circa un mese in modalità inedita in un'altra occasione. Ecco, per cui Allora, vi. grazie Andrea per essere stato qui con noi e aver condiviso la tua esperienza. Per le domande eventuali rinviamo anche il nostro gruppo Telegram, dove comunque tu sei anche registrato, per cui eventualmente poi potrai eventualmente vederle direttamente senza che te le giriamo. Allora, grazie mille ancora Grazie a voi. e Buona continuazione. alla prossima.